Buongiorno da Piercarlo Lava e da Alessandria Post. Stiamo parlando con Piercarlo Fabio, capogruppo di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno. Fabio, quali sono stati i punti all'ordine del giorno delle commissioni bilancio, l'ultima delle quali si è appena conclusa questa mattina? Ma in realtà solo uno di una certa importanza, ancorché vi era da prendere atto dell'azione di fallimento nei confronti di ATM, che presupporrà poi una discussione un poco più approfondita in Consiglio Comunale. Quello che ci ha portato via maggior tempo è la trasmissione effettuata il 18 luglio 2016 dalla Prefettura di Alessandria del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, cioè del lavoro dell'OSL avvenuto in questi anni sugli esercizi fino al 31/12/2011. Ho capito. Bene, questi punti sono stati discussi, questo è immagino altro, e a seguito di quanto appunto parlato e discusso, a tuo avviso, quali sono le considerazioni in merito? Ma più in questo momento, più che considerazione di ordine politico, ancorché una ci sarebbe, che è quella che finora si sono dette grandi cifre che non corrispondevano in realtà a quello che era il vero debito del Comune di Alessandria, perché le cifre sono state largamente ridimensionate. In questo momento stiamo cercando di approfondire le varie questioni. Tra le varie questioni da approfondire, non solo c'è la questione della massa attiva, ma anche la questione della massa passiva, ma anche la questione della massa attiva. Intanto vi ricordo quali sono stati in questi anni le dichiarazioni del sindaco, piuttosto che di qualcuno del PD, eccetera, che il comune di Alessandria aveva un buco, il comune di Alessandria aveva un buco, detto proprio così, buco di 230 milioni. Ora, un buco è in realtà un debito, no? Quindi già un qualche cosa che sta a saldo fra le passività e le attività, se di buco dobbiamo parlare. In realtà 229 milioni erano le pretese di coloro a cui abbiamo detto: guardate, noi andiamo in dissesto, se avete qualcosa da chiedere chiedetecelo. E la gente si è attivata, i fornitori, i dipendenti, i cittadini si sono attivati per chiedere quello che loro ritenevano fosse quello che il comune dovesse loro. E in realtà da 229 milioni in realtà si è arrivati ad ammettere 82 milioni di euro. Quindi una drastica riduzione. Una drastica riduzione, 117 milioni sono stati non ammessi, quindi erano, adesso non so, vi posso fare qualche esempio, perché parlare di debito non ammesso o di massa debitoria non ammessa così è un po' tecnico. Per esempio, che so, un'azienda tipo Lara l'aveva ceduto i propri crediti a Barclays, e sia Barclays sia Laral hanno chiesto al comune, ma uno dei due solo aveva titolo a chiedere, tanto per dire, e sono cifre di milioni, insomma. Certo. No? Ovviamente questa è una delle questioni. Poi per esempio, non lo so, alcuni debiti insussistenti, cioè gente che non aveva titolo a chiedere che ha chiesto, ma la cifra è consistente, 7,3 milioni di euro. Oppure 63 milioni di euro di gestione vincolata. Cosa vuol dire la gestione vincolata? Sono i soldi che il comune ha preso e che magari doveva passare alle municipalizzate, che so, il trasporto pubblico locale. Sì. È stato passato, non è stato passato. Beh, in questa fase non lo sappiamo ancora. Certo, non è stato ammesso al debito. Quindi il debito poi alla fine complessivamente
debito, ma massa debitoria è stata di 82 milioni di Quindi euro. questo cambia molto la situazione. Mentre la massa attiva ammissibile alla liquidazione è stata di 52 milioni, 47, 52 milioni di euro, che vuol dire che bisognerebbe fare 82 meno 52, che si potrebbe finalmente avere il buco, se di buco si tratta, perché in realtà saremo dalle parti del buco, ma non intorno al buco stesso. Del resto noi abbiamo sempre detto che il debito complessivo del comune poteva essere intorno ai 25, 26, 27 milioni. Se voi togliete dai 30 milioni i 15 che abbiamo ridato indietro, che per noi era conteggiabili a IREN per l'operazione AMIU, il debito reale era intorno ai 15 milioni. Quindi se di buco bisogna parlare di 15 milioni. Ecco, questo è Sì, un po'. sì. Poi è chiaro che di quegli 82 milioni se ne sono pagati molto meno, perché abbiamo deciso di pagare solo il 40-50% a seconda del tipo di importo, e si è pagato 33,9 milioni di euro, quindi 34 milioni di euro. Quindi su 82 milioni e 7 la procedura del dissesto ha consentito di pagare solo 34 milioni. Ovviamente. Quindi mi pare di capire che potrebbero non esserci stati i presupposti per deliberare il dissesto o no? E in questo momento le cifre non orientano a un comune in dissesto, perché un comune che ha 598 milioni di patrimonio è difficile che possa dichiarare un dissesto per 15 milioni di euro. Direi che ci si è fatti un po' prendere la mano, però non vorrei mettere il carro davanti ai buoi, nel senso che siamo ancora in fase di verifica. E certo che queste macro cifre che ti ho detto sono cifre abbastanza stabilizzate e che ci fanno capire come in realtà intanto la contabilità sia estremamente complessa, ma soprattutto che in realtà tutto ciò che è stato fatto balenare era ben lontano da quello che era in realtà. Evidente. Bene, passiamo ad un altro argomento. A che punto è la coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative, alle quali manca pochissimo, tutto sommato? Mi riferisco al programma e al candidato sindaco. Intanto la coalizione di centrodestra c'è e quindi questo è già un bel passo in avanti rispetto alle condizioni che hanno contraddistinto il nostro recente passato, ma anche altre realtà nazionali. La coalizione ha avuto modo di parlare anche con chi ha dato la sua disponibilità, è uscito sui giornali, quindi non rivelo nessuna novità dicendo che si è parlato col dottor Antonio Maconi. Il problema adesso è di quando partire, di come lavorare sul bilancio, perché il bilancio è molto più difficile e molto diverso da quello, scusate, sul programma, perché è molto diverso da quello del passato, nel senso che nel passato si aveva una capacità di spesa superiore da parte del comune. Oggi il comune, portato in queste condizioni dallo status contabile del dissesto, ha pochissime risorse a disposizione. Pensate che il montante di investimenti che ogni anno si faceva, lasciamo stare la Giunta Calvo perché la cosa è stata condizionata anche da Sì. forti contributi statali, ma la Certo. Giunta Scagni aveva sempre montanti intorno ai 12-15 milioni di euro e noi dai 15 ai 20 milioni di euro ogni anno di investimenti. Poi ovviamente si riusciva a fare un poco di meno, ma neppure tanto. Ecco, invece adesso. Quest'anno erano 3 milioni e 200 mila euro di investimenti decisi a maggio, e con l'assestamento generale del 31 luglio si sono riportati a 700 mila euro, cancellando 2 milioni e mezzo di investimenti. Quindi in realtà si può fare ben poca
4.000 euro, se voi pensate che la rotonda in fondo al cavalcavia costa 840.000 euro. Ecco, ma certi lavori che sono in corso o dei quali si parla di imminente realizzazione erano frutto di finanziamenti già pregressi a questo punto, già no? Pregressi, sì, sì. Mm-hmm. E se voi pensate che solo la nostra amministrazione aveva lasciato a Rita Rosa, che poi ha sblaterato di non aver trovato niente in cassa, in realtà ha trovato moltissimo, ha trovato 12 milioni di euro del PISO, ha trovato 18 milioni di euro per il ponte, ha trovato 19 milioni di euro, poi non l'ha fatto, per il parcheggio sotterraneo di Piazza Garibaldi, ha trovato 1,5 milioni di euro già dalla Calvo di Danari per Piazza Santa Maria di Castello, quindi un montante anche lì intorno ai 50 milioni di euro, e essersi rivolto alla popolazione, aver comunicato di non aver trovato nulla quando aveva tutti questi soldi, tant'è vero che il ponte è stato costruito, tant'è vero che il PISU, adesso anche ultimamente le piste ciclabili con tanto di palo inserito, della luce inserito, insomma, all'interno della pista ciclabile, sono tutte operazioni fatte con le risorse lasciate dall'amministrazione precedente. Quindi un po' di residui attivi per poter essere spesi ce li hanno ancora, però in realtà è già qualche anno che non ce ne mettono più, ce ne mettono talmente pochi che poi alla lunga la città ne soffrirà. E questo è dovuto al fatto che si è scelto di liberare il dissesto, a tuo avviso? Beh, certamente il dissesto ha messo in condizioni il bilancio di una tale rigidità che è incredibile. Vi faccio un esempio. Il debito a medio lungo termine, che non sta nel debito del dissesto, non in quello in cui abbiamo parlato finora, era quando io ho lasciato l'amministrazione, cioè quando io ho lasciato la carica di sindaco, di 149 milioni di euro. Attualmente è 220, perché si sono fatti imprestare dei soldi per pagare queste cifre del dissesto. 220 milioni di euro costano, vuol dire tutto, vuol dire niente, ma in realtà riducono di molto la capacità di indebitamento futura e costano ogni anno 16 milioni di euro sul bilancio di ogni singolo esercizio. Di interesse. Mentre prima, sì, tra interesse e capitale, sì, certo. Mentre prima costavano solo 7,8 milioni di euro. È chiaro che se ci mangiamo 8 milioni di euro tutti gli anni per pagare interesse e capitale, e quindi questo influisce sul bilancio ovviamente, e quindi limita le capacità di investimento. Poi alla fine erano 82 milioni quelli che dovevamo pagare, in 10 anni con 8 milioni all'anno mettendoli da parte, come adesso li paghiamo di mutuo, li avremmo pagati tranquillamente senza tanti rischi. Certo. Bene, per finire, facciamo un salto a Roma, o comunque a Roma e a Torino. Sì. Parlando di politica nazionale, cosa ne pensi dell'operato di inizio mandato delle sindache del Movimento 5 Stelle di Torino e in particolare di Roma? Torino si sa poco, perché sono state fatte in modo disciplinato tutte le cose che dovevano essere fatte, ma in realtà non abbiamo ancora delle risultanze tali da poter dare un giudizio. A parte la grana del Salone del Libro? Che non è una cosa da poco, perché perdere il Salone del Libro per Torino, secondo me, è come tante cose che sono successe a Torino. Non possiamo però incolpare solo il Movimento 5 Stelle che arriva oggi, quando quella città ha una storia strana, perché ha iniziato tutte le cose più belle del Novecento, come per esempio il cinema, e poi non è riuscito a trattenerlo. Certo. È andato a Roma, ho fatto solo un esempio, ma ce ne sono anche altre. Sì. Era capitale d'Italia e poi si è trasferita sì, da un'altra parte. È tipico, è tipico dei piemontesi questo, esatto, purtroppo. Cioè, Torino purtroppo è in queste condizioni. Venendo a Roma? Roma invece mi pare una città non governabile, e che gli abbiano fatto un brutto scherzo al Movimento 5 Stelle, nel senso che questa vicenda di un assessore scelto tra consulenti ben pagati, perché 100.000, 120.000 euro all'anno sono consulenze ben pagate, consulenti insomma
10 anni delle articolazioni dell'amministrazione comunale ci fa pensare che tutta questa comunicazione del nuovo, del moderno, dell'evitare sostanzialmente qualsiasi compromissione con il passato in realtà non esiste. Sì, cozza un po', perché in effetti questo nominativo è stato scelto e forse era l'ultimo da scegliere con la storia che adesso sta venendo fuori. Certo, peraltro quello che non ho capito è come mai questa esposizione imprudente di andare a fare un'intervista in streaming a un presidente dell'AMAG che un minuto dopo si è dimesso, ha preso tutte le sue carte e se n'è andato in Procura della Repubblica a parlare. Certo. Mi pare chiaro. Bene, allora grazie e buon lavoro.